Buonasera, posso disturbare la vostra clientela, visto che vedo che stanno molti tifosi? Secondo me è un piacere essere disturbata da una bella ragazza come te. Puoi fare quello che vuoi. Grazie, quindi voglio chiedere i risultati della prossima partita per il Napoli. È sempre un piacere per la mia clientela. Volevo consigliare a tutti di leggere questo giornale Tifosi Napoletani. Adesso andiamo ai tavoli a intervistare tutti i tifosi perché dovranno dirmi un pronostico per la partita di stasera. Andiamo! Mi dici il risultato? 3-1 Napoli. Vuoi dirmi anche i marcatori? Amsic, Caleon. Che fa stasera in Napoli? 3-1. Vuoi dirmi anche i marcatori? Sicuramente, Higuain, Martens e Amsic. Ecco un bellissimo tavolo di tifosi. Siete qui a mangiare una bella pizza, un bel panuozzo. Mi puoi dire il risultato di stasera? 2-1 per Napoli. Mi dici anche i marcatori? Amsic e Higuain. Diamo una chance anche al signor Massimo. Risultato di stasera? 2-1, Higuain e Insigne. E prima di mangiare questo buon panuozzo chiediamo al signor Carlo. Risultato di stasera? 2-1 per il Napoli. Marcatori? Insigne e Calaiò. Ed ecco ancora un altro tifoso. Risultato di stasera? 2-0. La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando t'arrabbi sei ancora più bella. E così su due piedi io sarei liquidato. Ma vittima sai tu bilancio sbagliato. Se un uomo tradisce, tradisce a metà, per 5 minuti e non eri più qua, ma se mi lasci non va. Meno male, mi ha raggiunto Fulvia perché mi sono stancata di chiedere risultati solo io. Forza Fulvia, andiamo a chiedere risultati ai tifosi. Ok, andiamo. Buonasera, posso disturbare? Certo. Sta per iniziare la partita del Napoli e volevo sapere da voi i risultati di stasera, secondo voi, se vincete... Avete un soggiorno di 7 giorni per 4 persone e se indovinate anche i marcatori avrete una cena qui da Pizza e Panozzi. Secondo voi? Ok, sicuramente vinciamo. 3-0, Higuain, Caleon e Mertens. Lo vuole dire anche lei, così avete una doppia chance? Certo, 2-0 per Napoli, Amsic e Higuain. Allora in bocca al lupo e forza, forza Napoli! Sta per iniziare la partita del Napoli, qual è il risultato di stasera? 2-1 per il Napoli. Secondo lei? Secondo me sono d'accordo anch'io. Anzi, vedo più Mertens e Amsic. 2-1 per il Napoli. 2-1. Va bene, grazie. In bocca al lupo e forza Napoli. Forza Napoli. Ok, forza Napoli. Forza Napoli. Siamo in compagnia del pizzaiolo della pizzeria Pizza e Panuozzo. Come ti chiami? Donato. Donato, che pizza ci farai vedere oggi? Io sto preparando la Coppa Italia sperando che come trofeo ne vinciamo un'altra, così ne mettiamo 5 in bacheca come quest'anno. Speriamo bene. Se mettono a cantare Napoli.
questa è la bellissima pizza che ha fatto in onore Napoli per la Coppa. Sì, è vero, questa è la pizza, è la Coppa Italia, sperando che quest'altro trofeo, che in bacheca ma anche il quinto trofeo della Coppa Italia in Napoli 1926, sperando che la mettiamo di nuovo in bacheca. Siamo insieme ad un altro collaboratore. Buonasera, Gianni. Gianni, oltre alla pizzeria e al panuzzo Verace di Gragnano, è anche il ristorante. Cosa, le vostre specialità quali sono? Le nostre specialità sono tutti i primi campani, pasta e fagioli con le cozze, spaghetti con le vongole, tutte le specialità campane che si fanno, che facciamo qua noi. Oltre alla bella pizza che fa Donato, ottima pizza. Abbiamo un altro collaboratore, come ti chiami? Enrico. È un apprendista mio che sta imparando l'arte della pizza napoletana e sperando anche lui che un domani esce anche lui un buon pizzaiolo. Siamo presso la cartoleria Arena, giochi e servizi punto SNAI. Qui siamo in compagnia del titolare, il signor Piero. Parlami un po' della tua attività. Io ho questa attività dal 1984, la gestisco insieme a mia moglie e da un mese circa è arrivato anche il punto SNAI per il gioco delle scommesse. E quindi adesso si ricomincia con un'altra sfida, proprio quella di portare sempre più in alto questa attività, spero sempre di andare avanti e di far vincere i miei clienti che ogni giorno entrano nell'attività con dei sogni nel cassetto, anche solo quelli oggi come oggi, poi che il periodo non è dei migliori, anche solo quello di vincere piccole somme fa sempre piacere. Salve, ci troviamo qui in via Domenico Fontana 133 nella cartoleria Arena, giochi e servizi punto SNAI. Oggi come sempre ai nostri amici dobbiamo chiedere il risultato di stasera, Napoli-Juventus. Seguiteci sempre su Digitale Terrestre 93 e su Facebook Campionato Napoli. Siamo in compagnia del signor Manlio Angiuoni. Cosa farà il Napoli secondo lei stasera contro la Juve? Sarà una partita sofferta, ma alla fine riuscire a vincere. Il risultato esatto è di 2-1 per il Napoli. I marcatori quali saranno? I tre marcatori saranno Higuain, sicuramente. Il secondo sono indeciso, però credo che possa segnare Albiol su calcio d'angolo, mentre per la Juventus Osvaldo. Ok, grazie mille, in bocca al lupo. Signor? Esposito Ferdinando. Signor Ferdinando, cosa farà in Napoli stasera? Ma sicuramente vincerà 2-1. Quali saranno i marcatori secondo lei? Amsic e Higuain. Siamo in compagnia del signor? Domenico. Domenico, cosa farà secondo lei Napoli contro la Juve stasera? 2-1 per il Napoli. Quali saranno i marcatori? Amsic, Caleon, per la Juventus Osvaldo. Ok, grazie mille, in bocca al lupo. E la signora? Patrizia. Patrizia, cosa farà il Napoli stasera? 1-0. E i marcatori? Higuain. Ok, grazie mille Patrizia, in bocca al lupo. Lei è il signor? Ferdinando. Signor Ferdinando, un pronostico per stasera, il Napoli cosa farà? 1-1.
Il marcatore quale sarà? Higuain e Vidal. Siamo in compagnia del signor? Mariano Capozzo. Signor Mariano, un pronostico per stasera. Napoli cosa farà contro la Juve? Io penso che la Napoli vince stasera. Vince 2-1. I marcatori quali saranno? Caleone e Higuain. Lei è il signor? Lucio Capodanno. Signor Lucio, cosa farà Napoli secondo lei stasera contro la Juventus? 2-1. Quali saranno i marcatori? Amsic e Ugan. Salve amici, ci troviamo qui nel bar Peluso nei pressi della Cortelleria Arena in via Giulio Palermo. Siamo qui col tivoltolare, il signor? Mario Peluso. Quale sarà il risultato della partita? Napoli 2, Juve 0. Primo gol di Ugan, secondo Amsic. Pizzaiolo, vedo che sta facendo una bellissima pizza in onore del Napoli. Certamente, abbiamo dedicato una pizza proprio per 3 giocatori del Napoli. Allora andiamo subito a vederla questa bellissima pizza. Sono in compagnia del signor Ciro, il nostro pizzaiolo, che sta facendo la pizza in onore del Napoli. Ciro, com'è questa pizza? Questa si chiama la Triade ed è composta da 3 gusti diversi e facciamo tutti e 3 dedicati al uno a Higuain, l'altro a Amsic e un altro a Caleon. Ok, vediamo Ciro. Ecco la pizza Triade. Che bella pizza Ciro, ma come l'hai fatta? Allora, questa è 3 gusti, una è salsiccia e friarielli, un'altra è panna prosciutto e mais e un'altra è filetto con bocconcini di mozzarella di bufala. Perché Triade? Perché è dedicata ai 3 gusti ai 3 giocatori del Napoli, Higuain, Amsic e Caleon. Mi dici i nomi dei 3 gusti? Allora, Higuain, Caleon e salsiccia e friarielli per Amsic. Perché salsiccia e friarielli per Amsic? È perché te ne ho pepe. Adesso la porti a tavola? Certamente, la facciamo gustare a queste signorine. Ragazze, adesso per voi una bella opportunità. Potrete vincere un soggiorno per 4 persone in una località turistica a vostro piacere. Però dovete indovinare in Napoli cosa farà. Dimmi un risultato, un pronostico. 2-0. 2-0. Mentre per te? 3-1. 3-0. Scusami, ma tu non fai parte della pizzeria? Sì, sono il figlio del pizzaiolo. Quindi per te non vale questo gioco, mi dispiace. Peccato. E dalla pizzeria San Rocco, in via San Rocco, vicino al bosco di Capodimonte, salutiamo tutti i nostri tifosi in ascolto. Forza Napoli! Napoli!
Cosa fa il Napoli? Ma io penso è un 1-0, 2-2, massimo 2-0 per il Napoli.